Ciao ragazzi, oggi vi racconto la mia storia da vegano, come sono diventato vegano, quali sono stati i processi psicologici che sono passati nella mia mente in questo percorso, i documentari che ho visto, un po' di tutto, però cercherò di mantenerla breve, ok? Prometto, è concisa. Quindi partiamo immediatamente. Prima di essere vegano, chi ero? Ovviamente andavo in palestra, mangiavo carne, soprattutto pollo, pesce, mangiavo di tutto. Sì, mangiavo un po' di legumi durante la settimana, mi sono sempre piaciute le lenticchie. Ma una cosa che mi sono reso conto, probabilmente più in là nel mio percorso, non avevo mai capito il mio distacco dagli animali, e la mia mentalità specista e poco empatica, soprattutto con un certo tipo di animali. Era una cosa che è successa due volte nella mia vita, ci sono state delle persone che avevano un coniglio in casa in gabbia e la prima cosa che ho pensato nel vedere quel coniglio è stato che mi sembrava una stupidaggine avere quel coniglio in casa come un animale da compagnia e che avremmo dovuto mangiarlo con le patate al forno. Ed eccomi qua, attivista per i diritti degli animali. E quindi vorrei far capire che sia evidenziato il fatto che io partivo da là, una mentalità abbastanza specista, quindi che etichettava gli animali come comodità per l'uomo e come cibo, così il coniglio per me era cibo. E credo che questo, forse, questa etichetta così forte, forse è venuta dal mio passato, perché quando vivevo a Pozzuoli, i miei vicini di casa avevano tutti i conigli in gabbia, ammazzavano i conigli, avevano le galline, e non ho mai visto questi animali, insomma, come nient'altro che un qualcosa che poi andava a morire, andava cucinato. Quindi cominciamo. Qual è stato il mio primo approccio al veganismo? Due ragazzi che si allenavano in palestra, che però mangiavano il miele, quindi non credo che lo facessero molto per etica, forse dal punto di vista salutare, dal punto di vista dell'alimentazione, e non hanno voluto dirmi assolutamente niente sul veganismo. Io ero lì che gli chiedevo: ah, è interessante, dimmi qualcosa, e non mi hanno detto niente. Dopodiché, quello è stato quando avevo 17-18 anni e non ho avuto nessun'altra interazione re realmente con il tema vegan. Ho cominciato a viaggiare, a lavorare, non ci ho pensato completamente. Ho continuato con la mia vita, non mi è mai toccato questo tema, mai visto nessun tipo di documentario. Dopodiché sono andato in un viaggio in Asia. In questo viaggio in Asia cosa è successo? Lì si vede come la civilizzazione può avere un effetto negativo sulla natura, ma ovviamente anche sull'uomo, okay? Perché cose come per esempio la plastica, la spazzatura, okay? Quindi una società civilizzata produce un sacco di spazzatura in più. E lì si vedeva che non c'era organizzazione per rimuovere quella spazzatura e dava l'idea di quanto l'uomo può danneggiare la natura. È successa una cosa durante quel viaggio: mi sono ammalato, mi sono preso qualcosa intestinale, insomma, stavo male, mi è venuta la febbre. Sono stato fermo 3 giorni, eravamo in Laos e con quel seme di problema umano che sta distruggendo tutto, mi misi a guardare i documentari sull'ambiente principalmente. A quel punto vi Cowspiracy e ero scioccato da ciò. Io che poi ero sempre stato una persona, sono sempre stata una persona che gli piace pensare con la sua testa e sono sempre stato un po' contro il sistema e contro la maniera normale in cui pensano tutte le persone, prendere le cose così come sono, un po' in tutti gli argomenti, anche con, penso, per esempio, il matrimonio, ti devi sposare? No, perché ti devi sposare? Insomma, sono sempre stato un po' così. Il sapere, quindi, dopo aver visto Cowspiracy, sapere che cose che ci hanno proposto come normale stanno distruggendo il pianeta per un qualcosa che non ci serve. Io, appena ho visto quel documentario, ho detto: ma cioè, non mi serve assolutamente, no? Se questa è la conseguenza per mangiare prodotti animali, io non voglio mangiare prodotti animali. Per me la decisione è stata abbastanza diretta. È stata anche ovviamente una posizione drastica contro un sistema malato, perché oggi come oggi mi rendo conto che non è necessario essere vegano per l'ambiente, perché se c'hai un paio di galline, le ammazzi, cioè nel senso, la verità è che non danneggia l'ambiente, quindi al giorno d'oggi so che vegano per l'ambiente si può essere, tra virgolette, comunque non ci soffermiamo lì. E
E decisi per qualche motivo, perché poi vedi questi documentari non sono completi, decisi di essere pescetariano, pescetariano come si dice. E, perché? Perché Cowspiracy effettivamente parla molto di quello che è l'allevamento a terra, gli animali a terra, e quindi non so, io ho deciso che i pesci non erano inquinanti, poi è uscito Seaspiracy, è meglio che uscito da Seaspiracy, meglio di Cowspiracy. Comunque, decisi di essere pescetariano. Mentre ero lì in Asia, per tutti quelli che pensano che è difficile essere vegani ovunque nel mondo, in Asia è abbastanza difficile, ma se decidi, se prendi una decisione, la fai. Io mangiavo riso e verdura tutti i giorni, era quello che principalmente mangiavo, oppure noodles con la zuppa di verdura. Quindi se le motivazioni sono abbastanza, uno fa il cambio, insomma, se devi, bisogna prendere seriamente in considerazione le informazioni che stanno entrando nella nostra mente e mettere un attimo quelle che sono le nostre abitudini da parte. Quello che ho fatto io è non è stato necessario arrivare fino a Seaspiracy per farmi togliere anche il pesce da quello che era la mia mentalità. Infatti, visto che ero molto connesso all'ambiente in questo momento, non avevo visto nient'altro sul tema animale, ho seguito guardando cose più dal punto di vista della salute anche, e insomma, però nonostante ciò sono riuscito a togliere il pesce semplicemente guardando lo scarico da dove, di una barca da dove usciva fumo nero. Eravamo in un'isola thailandese che si chiamava Koh Tao. Koh Tao, sì, Koh Tao, Koh Phangan, sì, Koh Tao, no, Koh Tao, eravamo a Koh Tao e praticamente c'era questa barca accesa e continuava a fare fumo, e io con questo concetto di porca troia, perché stiamo distruggendo il pianeta? Cioè, capito? E allora vedevo quel fumo nero, l'ho guardato fisso per 5 minuti, il fumo nero che cadeva nell'acqua. E allora ho detto che non so che ragionamento ho fatto, però mi è venuto in mente: no, qua mi sa che bisogna essere vegani, il pesce ne nemmeno si può mangiare. E così presi questa decisione. E c'è stato un problema. Il problema dal punto di vista di capire, non, di non, non capire l'argomento dal punto di vista etico, perché come ho detto prima, non si, cioè, tu puoi rispettare l'ambiente e continuare a mangiare una certa quantità di prodotti animali. Se tutti riducessero, per esempio, tutti una volta a settimana, ovviamente non ci sarebbero i problemi ambientali che ci sono adesso. Ed infatti io mi diedi la libertà per 2 anni di fila, i 2 anni in cui sono stato vegano per l'ambiente, di mangiare il pesce a fine anno, perché il pesce era quello che più mi mancava dal punto di vista di sapore. Era semplicemente quello il motivo per cui volevo mangiare il pesce, che poi non era nemmeno un pesce quello che mangiavo, perché c'era qualcosa che girava nel mio cervello, però non capivo. Quindi non so, il pesce non lo volevo, mangiavo soltanto gamberetti e cozze. Erano proprio le cose che mi piacevano di più, e allora non le ho volute togliere. E uno di questi capodanni c'era una ragazza vegetariana e penso che lei sapesse, adesso non ci ho più parlato, ma penso che questa ragazza vegetariana sapeva più di me sul tema etico. E mi ricordo che mi disse, non si può essere vegani 364 giorni all'anno, o sei vegano o non sei vegano. E adesso confermo quello che dice, però ai tempi io gli risposi perché io faccio abbastanza, se tutti facessero come me, le cose andrebbero molto meglio dal punto di vista ambientale. E in questo periodo, quando la gente mi chiedeva perché ero vegano, o mettevo sempre da parte il tema degli animali, dicevo sì, ma no, non lo faccio tanto per gli animali. E adesso capisco che il motivo per cui lo dicevo era perché è così normalizzato lo sfruttamento animale, che non so, è assurdo pensare che no, gli animali vanno rispettati addirittura. È così normalizzato che il mio cervello non ci arrivava da solo. E come siamo arrivati? Okay, dopo ciò dove siamo andati? Prima di avere un altro processo, diciamo, dal punto di vista vegano, c'è stato bisogno di un'altra pausa nella vita, ok? Quindi quando sono andato in Asia c'è stata questa pausa da lavoro di 2 mesi, quindi il mio cervello ha cominciato a pensare, ha avuto questa esperienza. Per continuare il mio vegan journey dal punto di vista
mentale e fare qualche altro collegamento, per esempio non uccidere una gallina, non uccidere il gambero, perché mi mangiavo i gamberi, gamberetti, quindi non uccidere i gamberetti. C'è voluto un'altra pausa. Questa pausa l'ha data il Covid. Durante il Covid io ho aperto quello che è il mio online business da personal trainer, e in questo percorso di online business c'è stato anche questo concetto di per far funzionare le cose online devi essere al 100% quello che tu sei, quello che vuoi fare, devi manifestarti al meglio per meglio. Ho detto ok, allora ho deciso di riguardare un attimo quello che era il veganismo. La prima cosa che ho fatto è andare a vedere cosa facevano gli attivisti vegani e mi sono sorpreso che nessuno sostanzialmente parlava dell'ambiente. Nessun attivista vegano come Ertling e Joey Carbstrong, che erano stati i primi che avevo guardato, nessuno parlava dell'ambiente. Sì, ovviamente ne parlano, soprattutto Ertling, ma il tema principale era sempre l'etica, il rispetto della libertà e della vita di un singolo animale. E quindi in quel momento ho cominciato ad ascoltare le frasi di questi attivisti mentre dibattevano non vegan e le loro obiezioni, e le frasi che mi erano rimaste in testa erano state il fatto che non c'è differenza tra un cane e una mucca, sono intelligenti come dei bambini, non possono parlare ma ci comunicano. E queste semplici frasi mi hanno fatto riflettere, soprattutto mentre allo stesso tempo avevo adottato Nina. Mettiamo un attimo Nina. Nina, Nina! E quindi avevo adottato Nina e con Nina di fianco e guardando poi Dominion, insomma tutte queste informazioni si sono collegate e mi ricordo in quel periodo ho avuto una reazione emotiva che non avevo assolutamente avuto quando avevo visto i documentari sull'ambiente. Sull'ambiente era stata una cosa molto più coerente e razionale, mentre quando ho connesso con la sofferenza e l'ingiustizia che c'è, l'orrore che c'è dietro a quello che sono i prodotti animali, ho avuto molte reazioni emotive, ho guardato Nina profondamente degli occhi e mi sono reso conto di quanto gli animali sono come noi, soprattutto quando parliamo di rispettare la loro volontà di vivere e soprattutto empatizzare con il fatto di non volerli mettere in situazioni di sofferenza tali quali sono quelle che succedono negli allevamenti intensivi e non intensivi, quanto sia ingiustificabile uccidere un animale in qualunque situazione, a meno che non sia un fattore di sopravvivenza o di autodifesa. E quindi ho cominciato a fare questo collegamento. In questo momento è cambiato tutto. Ho ovviamente smesso di avere quei gamberetti e cozze, e non solo, perché durante quei 2 anni vegano per l'ambiente avevo fatto l'errore, mi ricordo, stavo tornando a casa, avevo ordinato un panino e mi è arrivato con la maionese, scopro che era con la maionese e me lo sono mangiato uguale, perché avevo fame. Adesso non lo farei perché collego quello che è la sofferenza che c'è dietro, lo schifo, l'orrore, e ormai questi prodotti li vedo come una cosa che non dovrebbe esistere nel mondo, l'avevo come un'assurdità, tutta la sofferenza che c'è dietro e a che livelli siamo arrivati, cioè allucinante. E da qui sono arrivate anche delle altre correzioni, tra le quali le cozze, per esempio, le cozze non le ritenevo animali, le ritenevo frutti di mare. E poi e questo è stato grazie a un attivista vegano YouTube che si chiama Mike, e lui aveva fatto questo video dove comparava i frutti di mare alle piante carnivore. Io mi ero fermato a quel collegamento lì, che reazionavano a stimoli, e allora comunque io mi piace essere coerente e razionale sulle cose, non vedevo un motivo per cui non mangiare cozze. Poi invece Gary Ryurowski ebbe un'intervista con uno scienziato biologico marino dove in realtà ha spiegato che non è vero,
le cozze hanno un pre-cervello, quindi pensano e fanno le cose, diciamo, in una maniera molto più semplificata, ma non reazionano a stimoli, insomma, come lo fanno le piante. E questo è stato uno, e poi vabbè, poi sono in quel momento lì, ho anche deciso di diventare un attivista per i diritti degli animali. E mentre ero a Ischia da solo e ho deciso di. Non vedevo l'ora di cominciare la mia esperienza di attivismo, però avevo un po' paura della mancanza di esperienza, sapevo che lì la mente era super chiusa. L'idea era mettermi in mezzo alla strada in questa isola dove non c'è nemmeno un vegano probabilmente, però poi me ne sono andato da lì, tornato a Milano e ho cominciato la mia prima esperienza di attivismo con Anonymous for the Voiceless, grazie ai tanti video che ho visto di Joey Carmstrong e dibattiti, mi sono trovato subito abbastanza comodo nel parlare con le persone e ho deciso di farne parte della mia vita, insomma, l'attivismo, far sì che l'attivismo faccia parte della mia vita. Adesso mi dedico all'attivismo una volta a settimana per strada, in più il mio programma di allenamento accetto soltanto persone che sono vegane al 100%. Tra l'altro, oggi ho avuto una conversazione con una persona che è stata molto onesta con me, e penso che cambierà idea perché tante persone sembrano non voler cambiare idea, però poi ci pensano e si rendono conto che è sbagliato. Lui praticamente quello che dice è: diventerà vegano adesso, però poi a Natale quando sarà con la famiglia mangerà quello che c'è in tavola. Io gli ho fatto notare che insomma non è che sei contro il razzismo, diciamo, 99% delle volte, e poi una volta allora sei razzista, insomma. Però è stato onesto, io ho detto che no, non possiamo lavorare insieme se la mentalità è quella. Questo approccio mi porta ad avere tante conversazioni sul mio Instagram con persone non vegane e mi porta ovviamente ad avere un outreach, cioè a cercare di fargli capire perché dovrebbero essere vegane, perché gli animali non devono essere sfruttati, torturati, uccisi. E penso che la mia storia si ferma qui. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo.